Cari amici nerazzurri e non, la settima giornata si è conclusa magistralmente. Il Milan che perde contro la Roma, la Juve che si fa rimontare due gol dall'Atalanta, Bergamo. Fantastica, è pura poesia del calcio. Bellissimo, bellissimo, da tifoso interista. Si gode e come si gode. Comunque, detto ciò, siamo appaiati alla Juve a 19 punti, poi lì in vetta abbiamo il Napoli, un Napoli stratosferico, un Napoli che merita assolutamente la vetta. Ma pensiamo a noi, pensiamo all'Inter. Sono qui e ho preparato anche alcuni appunti perché voglio dare i voti ai giocatori visti contro il Benevento, ai giocatori della nostra Inter visti contro il Benevento, mi ripeto nuovamente. Detto ciò, iniziamo. Allora, Handanovic 6. Samirone abbastanza inoperoso, direi, non ricordo parate memorabili. E aggiungo che sul gol subito lui è assolutamente esente da colpe. Per cui 6. Poi D'Ambrosio 5 e mezzo. Il terzino destro si è trovato un po' in difficoltà perché magari aveva un cliente difficile. Oppure magari quel cliente è diventato un po' troppo difficile perché gli è stato concesso un pochettino troppo spazio. Pensavo che infatti il Benevento avesse acquistato Messi, poi invece sono andato a vedere ed era d'Alessandro, eh. Vabbè, vabbè, vabbè. Skriniar, Milan, Skriniar 6 e mezzo. Questo centrale di difesa di partita in partita diventa sempre di più una certezza, è la certezza della difesa nerazzurra. Sbaglia poco, sbaglia nulla. È fantastico, è preciso. Un altro po' va anche a segnare perché aveva fatto una bellissima scioccata, ha saltato l'uomo, si è trovato lì davanti e poi ha ciabattato il pallone. Ma non mi interessa, mi interessano le sue doti difensive e lui lì è magistrale. Pazzesco, Milan Skriniar. Miranda 5 e mezzo. Un po' troppo disattento. Un giocatore esperto come lui deve fare leggermente meglio. Perché può fare meglio? Perché Miranda è insieme a Skriniar un difensore, cioè i due sono, si completano, sono veramente forti. Però, come dicevo, Miranda leggermente inattento. Sul gol subito forse poteva fare anche qualcosa in più, forse sì, forse no, per cui Miranda non gli do la sufficienza. Nagatomo 6. Cosa vogliamo dire aiuto? Forse in una partita dove lui veramente non sbaglia nulla, non ha sbagliato nulla, non ha fatto neanche nulla di propositivo, parliamoci chiaro, perché non ricordo un'azione, non ricordo qualcosa di pericoloso scaturito sulla sua fascia, magari anche Perisic non l'ha aiutato in questo, però mi è piaciuto perché ha fatto il compitino, l'ha fatto bene lì dietro, ha reso Lombardi inoperoso. Per cui Yuto Nagatomo 6. Valero, Borja Valero 5 e mezzo. Leggermente spento, forse ha bisogno un po' di riposo. Fatto sta che ti aspetti sempre qualcosa di più da Borja Valero, quella verticalizzazione, non lo so, magari giustamente la squadra lo aiuta poco perché si muove poco e quindi ne risente anche il suo gioco. Ma da Borja vogliamo di più, vogliamo assolutamente di più. Vesino 5. Vesino 5. Contro il Bologna si era perso Verdi, qui si perde la palla perché la tira addosso ad un avversario, perdiamo la palla e subiamo il gol. In fase offensiva praticamente lui non si vede mai e sappiamo quando tu giochi col 4-2-3-1, sappiamo quanto contano le incursioni dei centrali, quanto contino. Però lui non si fa vedere mai lì davanti, lì dietro è una frana, per cui male, male Vesino.
a mio avviso il peggiore in campo. Poi andiamo avanti, vediamo un po'. Candreva 6. Candreva mi viene la nausea, Candreva così, Candreva colà, però Candreva, il ragazzo si impegna sempre, il ragazzo ha fatto l'assist per Brozovic, ci ricordiamo solo le cose brutte di Candreva, e ogni tanto invece bisogna anche lodarlo a questo povero ragazzo, perché comunque corre, comunque si impegna, lo so, giochi nell'Inter, ma non conta solo impegnarsi. Però quest'oggi è valso il suo assist, è valso il primo gol che ha messo in discesa la partita. Poi ci abbiamo ripensato bene e l'abbiamo messa di nuovo in difficoltà. L'abbiamo resa difficile ugualmente la partita, però il suo assist a mio avviso è stato importante e rilevante per il risultato finale. Quindi Candreva 6, Brozovic 7, il migliore in campo. Brozovic è un giocatore che più volte si addormenta in campo, si addormenta, più volte cammina in campo, assolutamente, sono più che d'accordo, ma di gran lunga il più temibile per gli avversari, almeno oggi, assolutamente, perché è uno dei pochi che ha la conclusione da fuori, è uno dei pochi che riesce a molte volte anche a trovare qualche passaggio importante, ha dialogato abbastanza bene con Icardi, quindi Brozovic oggi decisivo, cioè se non ti segna lui il primo gol, pure per una questione tattica è stato molto bravo, perché finalmente abbiamo un trequartista propositivo che va in aria e non rende Icardi unico lì nell'aria, perché se ci sta solo Icardi nell'aria la possibilità di segnare diminuisce, invece quando salgono anche i centrocampisti hai più possibilità di segnare, quindi bravo anche nel farsi trovare pronto in aria e poi gol magistrale da punizione, lui ce li ha questi colpi e li ha sfruttati a dovere contro il Benevento. Perisic 5 e mezzo. Perisic a differenza di Candreva potrebbe veramente fare quello che vuoi, fare quello che vuole, perché lui le qualità ce le ha. Io di Candreva non mi arrabbio molto, perché so che Candreva è abbastanza limitato tecnicamente, invece Perisic no, Perisic può essere straripante, può saltare l'uomo, sa crossare di destro, di sinistro, sa tirare di destro, di sinistro, sa fare tante belle cose Perisic, ma il Perisic visto in queste ultime partite onestamente è poca roba, non salta quasi mai l'avversario, oggi aveva i difensori del Benevento, che non me ne vogliano, però che cavolo, forse ne avrà saltato una volta un difensore, basta. Da Perisic si esige di più, perché Perisic è il nostro top player. E non mi dimenticherò mai di dirlo, perché quello che diciamo e ripetiamo sempre, Perisic è il top player, ma il top player è quello che ti fa sempre o quasi sempre vincere partite, non che te ne fa vincere una e poi per altre 5 stai latitanza, mettiamocelo bene in testa. Andiamo alla nostra punta centrale, Icardi 6, sempre meno pericoloso e temibile forse sotto porta. Ha avuto solo un'occasione per far male, l'ha presa, l'ha sciupata malamente, anche perché la palla gli è rimbalzata e non era facile controllarla, però è un Icardi propositivo. Settimana scorsa l'abbiamo visto tornare addirittura in difesa, questa settimana lo vediamo, in questa giornata l'abbiamo visto anche sulle fasce, sulla fascia sinistra. Quando mai tu hai visto Icardi andare a prendere il pallone sulla fascia? Quando mai? Per cui è un'altra bella nota positiva per il capitano nerazzurro. I subentranti, Joao Mario gli do il 6. Si è visto poco nulla, ha fatto poco nulla, però nelle sue incursioni personali è stato abbastanza temibile. A volte, in un'occasione ne ha saltati due, segno che le qualità ci sono. In un'altra occasione ho visto arrivare una palla lanciata da lontano con il difensore che lo strattonava, lui di forza, è una palla anche difficile da controllare, l'ha controllata magistralmente e ha scaturito un'altra buona azione per l'Inter.
questo è un giocatore che se ci mette agonismo in campo, se fa le cose fatte a dovere, è un giocatore forte. Però al momento non lo so, vuoi perché non gli si è trovata la posizione giusta, vuoi perché non sta bene fisicamente, non lo so, però non riesce ancora a rendere per quel che vale. Poi Gagliardini 5 e mezzo, entra e subito fa sfracelli, cioè perde palla, non lo so, poi la recupera, questo, quello che vuoi, però si deve ritrovare questo giocatore, perché questo giocatore non è neanche male, è un bel giocatore, però al momento non va, non ha ingranato Gaglia. Poi abbiamo D'Albert senza voto, giocato 5 minuti più recupero, forse 10, ma D'Albert sei politico volendo, senza voto. A Spalletti non voglio dare il voto, non so come giudicare, perché lui è quello che vede i giocatori di partita in partita e lui sa che quali giocatori inserire di partita in partita. Sicuramente va premiato il fatto che ha inserito Brozovic di nuovo titolare, perché poteva sembrare una mossa assurda, invece è stata la mossa che ti ha fatto vincere la partita, quindi semmai va premiato il nostro caro Spalletti. E niente, questi erano i voti. Ora ovviamente vi invito a lasciare i vostri di voti nei commenti, per vedere un po' come l'avete vista voi, come cosa ne pensate voi di questi calciatori qua. E niente, poi voglio informarvi che, come la settimana scorsa, anche quest'oggi leggerò i commenti inerenti alla partita Benevento-Inter. Ho ricevuto tanti commenti e quindi li andremo a trattare con la lente di ingrandimento. E niente, abbiamo parlato anche troppo, cari ragazzi. Comunque sia lì, siamo in alto e dobbiamo essere strafelici di poter ambire a qualcosa di importante quest'anno. Amala, amala, amala. Io vi saluto con il solito abbraccio di Neschio.